Enjoy people, io sono Irene e fra 3 giorni partirò per l'Inghilterra. Sono super super emozionata e oggi ho iniziato a fare più o meno la valigia, cioè a scegliere le cose che mi volevo portare, vedere se il peso della valigia è giusto, se è abbastanza grande, se è troppo pesante, cose così, ecco. E mi sono accorta che quando viaggiamo abbiamo bisogno di cose fondamentali. Quindi in questo video sono qua per farvi la prima vedere. Cosa che porto per esempio in uno zaino è la musica, con le cuffiette ovviamente, perché quando si è in viaggio, si è in spiaggia oppure in barca, non lo so, qualsiasi cosa, una musica e una playlist giusta possono aiutarti veramente. Un'altra cosa che porto sempre, ma proprio sempre sempre, è un fantastico libro, che non è detto che sia uno di scuola, che è un classico noioso con i paroloni, tutto formale, può anche essere un libro strappalacrime, un romanzo rosa, oppure il tuo libro preferito. È una cosa che io amo tantissimo fare quando leggo, è scrivere a fianco le cose che mi sono piaciute di più, oppure sottolineare le mie frasi preferite. Un'altra cosa che non può mancare in uno zaino quando si viaggia sono gli occhiali da sole, perché dai, se in estate c'è il sole, a meno che non piova, e quindi gli occhiali da sole, uno, fanno molto stile e due, servono per il sole. Un'altra cosa che credo che quest'estate la userò tantissimo quando viaggerò è questo qua, che è un olio per i capelli. Praticamente ha appena finito di piovere, i tuoi capelli sono tipo leone. Questo olio qua per i capelli basta che lo metti un po' nella mano e poi te lo metti sui capelli e tipo in 2 minuti i capelli ti diventano normali, ecco, non sono più gonfi, non sei più un leone, e poi fa anche bene i capelli, quindi perché no? Un'altra cosa indispensabile, soprattutto per le ragazze, diciamocelo, è questo, che sono i trucchi. Però una cosa che io faccio in estate oppure quando sto viaggiando è portare i trucchi, quelli più fondamentali. Per esempio, ovviamente lo struccante, questo qua piccolino, che è molto carino. Un burro cacao, oppure un mascara, oppure un correttore. Nel senso, non ci portiamo ombretti, contombretti, tutte queste cose che non servono assolutamente. E infine, nulla. L'ultima cosa, che può sembrare molto divertente e molto stupida, in verità non lo è. Ed è un deodorante. Un deodorante perché magari, che ne so, sei in fila per andare a vedere un museo, un'attrazione, un concerto o ovunque, insomma, perché quando si è in vacanza, quando si viaggia, si cammina, quindi si suda. E quindi per non fare la fine delle capre si porta sempre un deodorante dietro, perché? Quindi questo qua è il mio fantastico kit da viaggio. E spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i miei social network, se volete seguitemi. E vi chiedo inoltre di commentarmi qua sotto quali viaggi andrete a fare quest'estate e qual è la cosa più indispensabile da portarsi dietro quando si viaggia. Nulla, io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!